Oh no, devo giocare con Link per avere nuovi indizi. Accidenti. Ora siamo con Long perché dobbiamo raccogliere nuovi indizi prima di poter andare avanti. Che strano, eh? Però penso che potenzierò lo Yokai Watch. Ora dai. Ecco i primi, va, Bacon Sea. Il secondo invece è Mono Yoga, perché lo fa da solo. Il terzo yokai da affrontare per salire di rango è lo yokai Debombrelli. Che seccatura. Ha monoblocco, interessante. È un'abilità che ha... immagino. Non male. Eppure forte, ehi. Ed anche per Long rango C. Fantasmagorico, direi. Abbiamo anche delle missioni difensive dette da fare con Long. Quindi è il momento di farle. Arriva Nord, sembra che ci sia una specie di alieno. Andiamo a vederlo. Arriva Nord. Ma ci sono stato a Arriva Nord e non mi pare ci sia niente del genere. Verdostro, non ho idea di cosa sia. È un omino verde, un alieno. Ma scoviamolo come? Lei ha visto Verdostro? Dove? L'ha visto pescare? Oddio, ma non è che è un gappa? Ah, certo, anche il cacciatore della giungla deve saperne qualcosa, no? E l'ha visto. Ne ha visti più di uno? Wow. Ma certo, dove può stare uno che mangia pesce al negozio di sushi, ovvio. Una dipendente ha visto del sushi volare? Beh, sì, in effetti sembra proprio di sì. Cioè, anche ci parlo si blocca. Non deve arrivare a punto prestabilito. Per quali ragioni tutta questa strada? Dai, Everdostro, su. C'è una presenza maligna. È uno yokai, lo sapevo. È un piccolo K, dai, che male ti fa questo K, su. Che poi verde, mi sembra... Oddio sì, gli altri sono verdi in effetti. Lui è l'unico azzurro. La centrale di polizia di Result ha diramato un avviso per i rapimenti alieni. Andiamo. Ma è la gente a cui abbiamo portato la pizza. Cioè, dobbiamo aiutarlo sull'invasione aliena chiedendo aiuto alle altre persone? Non mi è chiaro. La vecchietta ha visto gli alieni per caso? Ah, le è capitato a lei. Ah, perché sono capitati alle persone. Ok, ma come facciamo a sapere a quali persone sono capitate? Questa è un'altra cosa da capire anche. Eccolo. È Traspec, certo. Fai un passo e ti ritrovi da un'altra parte completamente. È opera di Traspec, ovvio. Beh, era ora che il viaggio rapido si aprisse anche per Long. L'ultima missione è da fare di giorno, ma amico mio. Ok, quindi l'ultima missione è quella di cercare i cerchi nel grano. Sono un po' una seccatura, a dire il vero. Ah, ho ricercato questo, certo. Sempre l'incontro. Ma ricordi, Cap? Ma ricordi, Cap? È un nome bellissimo per uno yokai. Vuol dire che ti fa ricordare le cose, no? Perché è un criminale, ricordi, Cap? Ti fa ricordare i momenti brutti. Forza, forza, dammi punti. A parte che c'ho un botto di punti. E allora andiamo a guardare questi cerchi nel grano, forza, non perdiamo altro tempo. I cerchi nel grano, eh? Sembra quasi una puntata di X-Files. In realtà X-Files non mi pare trattino mai i cerchi nel grano, forse una volta. Ah, ecco qua un signore, salve, che fa lei qui sotto la pioggia? Ma che ci sta disegnato? Ce lo chiediamo tutti. Impossibile usare un drone nel 2016. Sì, il gioco è del 2016, però siamo nel 2023, quindi... Anche nel 2016 si poteva fare. È una palla. Eccola qua, una cosa lunga e misteriosa. È lui? L'ultimo Niamurai? Wow! E questo è un guantone. Chissà cosa si fa con una palla, una mazza e un guantone. 3 minuti di giochini. L'unico problema è che per vedere gli alieni bisogna tornare di notte. E noi ci torneremo di notte, ovvio. Una partita di baseball con gli alieni a chiaro di luna? Perché no? Si può anche fare. Ed ecco che i giocatori entrano in campo. Alla battuta, Long è favorito del pianeta Terra. Mentre al lancio, Strike è favorito del mondo yokai. Vediamo come se la caverà Long in questa sua prima partita ufficiale. La palla vola, vola e viene preso dal ricevitore. Niente da fare per Long. Out! Niente, è finita male. Ma quindi Wyatt, che bisogna fare a questo punto? Fammi capire. Quindi dobbiamo andare all'avventura così alla cieca? Chiedere a Steve Jose. Zio Steve, siamo arrivati per chiederti una cosa. Ma c'è? Ah sì, ci ha lasciato un appunto, grande. Ho finalmente trovato un indizio sulla posizione del UFO. Non seguitemi, come no? Arrivo, ti arriccio pure pelo. Ma però uno squalo non ce l'ha pelo. Siamo arrivati alla grotta del Lamentoso, eccoci qua. Che scoperta! Un tesoro, già. Wow! Chi è lui?
Ma chi potrà mai essere? Tra questo zuccone chiamato Nuvola Azzurra e questa splendida, meravigliosa e adorabile ruina chiamata Incantella, chi preferisci? Così, questa è la famosa domanda dell'uomo del parcheggio. Però lui te la fa in una grotta perché vuole un posto un po' più appartato. Devo scegliere Incantella, ragazzi, che c'è che bisogna fare. Tu che stai giocando? Vieni un attimo qua. Incantella non ha che occhi per me. Tu saresti un eroe? Non credo proprio. Corri sull'acqua. Beh, certo, gli yokai in effetti sono esseri eterei. Vabbè, vediamo di trovare Steve Jobs. Madonna, non si vede niente. Però Wyatt c'ha la torcia? Una mazza. Come la torcia? Siamo nel 21° secolo, portati una torcia. Cioè, la torcia se l'è portata, ma no infuocata, quella elettrica, dico. Ah, si può salvare qui, bene. Dunque, dove si passa? Da qui, qua non si può andare, scendiamo. Saranno forti gli yokai nemici qui, ciao. Oh, c'è Nerorco! E qua che succede? Oh no, l'esattore delle tasse. Ma che vuole qua? Quello non è l'esattore delle tasse, sì, proprio lui. Comunque devo andare dall'altra parte, ok. Lui fa il giro. Danno letale! Danno letale, eh sì, se non le paghi è un danno letale per davvero. Ok, quindi devo scappare? Oh cielo, devo scappare davvero? Ma scusami, io sto in regola, perché devo scappare? Non lo vedevo più, dico ok, gli sono sfuggito, ma in realtà io sto tranquillissimo. Caspiterina! Ma una balaustra qui per evitare che uno si caschi? No, ci fa schifo proprio. Oh, cielo. Siamo tranquilli? Ok, abbiamo seminato? Danno tassale! Vi mando la cartella a casa! Danno letale! Preparatevi! T'ho detto che siamo mocciosi di 12 anni, non abbiamo entrate! Allora, le cose sono due, amico mio. O fai il bravo e ti prendiamo al volo, oppure caschi di sotto. Chi è stato? A saperlo chi è stato, amico mio. Chi è? È tornato? Oh cielo! Colpo letale! Sì, veramente volevamo passarla liscia, effettivamente. Niente, non si sfugge. Aiuto! Attento! Io starei anche attento, ma... se questo... Oioi, mi sa che ci caschiamo pure noi stavolta. E lui no, ovviamente. Ah, ti abbiamo fregato in qualche modo, eh. Ah, ma c'è il laboratorio di Steve Jobs! Cosa? Ma è assurdo! Ah no, c'è in realtà Steve Jobs! Ma perché tutto quanto spento, signore? Ti vuoi nascondere dall'esattore delle tasse... Steve Jobs non ha pagato le tasse. Ok, mi dà la trivella yokai Steve Jobs. Certo, perché siamo molto amici noi con Steve Jobs. In realtà lui vuole solo testare le abilità dello yokai watch sogno. Quindi ci dà gli oggetti per andare avanti. Quindi, guarda un po' queste pitture rupestri. Raffigurano una... che roba è quello? È sempre la stessa figura. Quindi c'è una qualche divinità protettrice di questo luogo. Non per forza protettrice, magari distruttrice, chi lo sa. In realtà portava distruzione e disperazione e morte e... c'è veramente un oggetto volante. Che cos'è? Ma questo è l'UFO! Certo. E la pietra di Wyatt risplende. Ma Wyatt ha una pietra... non... cioè, che c'entra l'UFO con la pietra? Santo cielo! Rotto un po' le palline, amico mio, eh? Mo te lo dico io chi è stato. Fatti sotto, farabutto! Quindi dobbiamo affrontarlo per davvero. Bene, ora c'è la sua seconda fase. È stata piuttosto veloce come lotta, eh? Molto semplice. Però datti una mossa, eh? Allora, sta per fare un attacco a tutto campo, ma io lo finisco con lanciarazzi, Emma. Che bello. Dai, dai, che t'ho finito, suo amico mio. Fregato, eh? Ti piace? Ti piace? È finita per ora? Cioè, vattene. Buttiamolo di sotto, però piantiamogli un paletto nell'occhio. Perché c'ha l'occhio in mezzo ai piedi. Era sui piedi, sì. E quindi, lo piantiamo a terra per benino. Penso che sia la più forte... cioè, lui... le taglio, è peggio l'occhio che il cuore, perché non ce l'ha un cuore.
voglio dire, è un esattore delle tasse. Malvagio strapazzato in arrivo! Credo che la parola smash sia copyright, quindi veda lei, eh. Però quelle corna da diavolo non sono molto carine. Se posso permettermi, poi dopo le metto. Mi raccomando, non cacciatevi più nei guai. Allora, ciao ciao! Sbaglio o ci ha trattato come dei bambini piccoli? Direi che Lonk ha vissuto abbastanza avventure per oggi, no? Amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio della Randomizer di Yo-Kai Watch 3. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. Noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!